video parliamo un po' di uno dei più importanti teoremi nella scienza delle costruzioni, che è il teorema di Varignon, molto utilizzato per risolvere problemi di statica in prevalenza. Cominciamo subito dall'enunciato. Il teorema di Varignon ci dice che il momento risultante di un sistema di vettori rispetto a un punto qualunque è uguale al momento della risultante di questo sistema di vettori rispetto allo stesso punto. Attenzione, il teorema vale solo se i vettori sono concorrenti in un punto. Che vuol dire? Per esempio, se abbiamo un sistema di vettori che hanno le rette d'azione tutte appunto concorrenti nello stesso punto. Cioè le rette d'azione si uniscono in uno stesso punto. O magari possiamo disegnare meglio così. Attenzione, un sistema di vettori concorre in uno stesso punto anche se si tratta di un sistema di vettori paralleli tra loro. Questo perché? Perché le rette parallele in realtà si incontrano in uno stesso punto, che è un punto all'infinito, il cosiddetto punto improprio. Quindi se abbiamo questo sistema di vettori invece, con rette d'azione che non concorrono nello stesso punto, ebbene, per un sistema di vettori di questo genere non vale il teorema di Varignon. Se invece abbiamo, come si è detto prima, un sistema di vettori le cui rette d'azione concorrono in uno stesso punto P, noi possiamo calcolare la risultante di questi vettori, per esempio col metodo del parallelogramma in successione, sommando per esempio questo vettore con questo, la loro risultante la si somma con questo vettore e così via. Supponiamo che la risultante di questo sistema di vettori sia questa e si trovi su questa retta d'azione e la chiamiamo appunto risultante R. Preso un punto P qualunque del piano, noi possiamo calcolare i momenti di ciascun vettore rispetto al punto P. Per esempio il vettore F1, che si trova a una distanza D con 1 dal punto P, darà luogo a un momento che sarà F1 per D con 1. Il vettore F2, la cui retta d'azione è questa, dal punto P disterà una distanza D con 2, quindi possiamo scrivere più F con 2 per D con 2. Poi c'è quest'altro vettore F con 3. Sommiamo più F con 3 per la distanza di questo vettore dal punto P, che ricordo si misura sempre conducendo dal punto P la perpendicolare alla retta d'azione del vettore. Quindi per D con 3, se questa distanza è D con 3, e così via. Quindi questa cosa si può anche scrivere come sommatoria di f con i per d con i, per i variabili da 1 a n, dove n è il numero dei vettori, ma più in generale scriviamo sommatoria di f con i per d con i. Qui ho inserito tutti i segni positivi, ma bisogna poi considerare i versi di rotazione dei vettori rispetto a un verso che noi consideriamo positivo come riferimento. Per esempio, se assumiamo come positivo il verso orario, e allora voi vedete che f con 1 rispetto a P ruta in senso antiorario, quindi qui inseriremo un segno negativo. F con 2 ruta in senso orario, quindi positivo, va bene. F con 3 rispetto a P ruta in senso antiorario, quindi qui inseriremo un segno negativo, e così via. Quindi è una somma algebrica che andiamo a fare. Ebbene, se noi consideriamo il momento prodotto dalla risultante R rispetto al punto P, e quindi considereremo la distanza di R della sua retta d'azione dal punto P, ripeto, dal punto P, conduciamo la perpendicolare alla direzione di R,
chiamiamolo di con R, la distanza della risultante dal punto P, il momento risultante M sarà uguale a R per D con R. Ebbene, cosa dice il teorema di Carignan? Che la somma dei momenti di ciascun vettore rispetto al punto P generico, quindi la sommatoria di F con I per D con I, è uguale al momento della risultante di questo sistema di vettori R rispetto allo stesso punto P, quindi R per D con R. Questo in formula il teorema di Varignon, che è il signore che vediamo in questa immagine. Allora, questo teorema è particolarmente utile quando abbiamo ad esempio un sistema di vettori paralleli, perché ci consente, per esempio, di individuare la posizione corretta della risultante di questo sistema di vettori. Vediamo in pratica come possiamo operare. Allora, consideriamo un sistema di vettori paralleli tra loro. Le distanze tra le rette d'azione le esprimiamo per esempio in metri, quindi 10 metri, 15 metri, per esempio 7 metri, 12 metri. E su queste rette abbiamo i vettori F1, F2, rivolti verso il basso, F3, F4, F5. I valori di questi vettori potrebbero essere questi. F3 negativo perché va verso l'alto. Possiamo infatti assumere questo sistema di riferimento per quanto riguarda i vettori, vettori positivi, quelli che vanno verso il basso, positivi i momenti orari. E allora, come possiamo individuare la risultante sfruttando il teorema di Varignon? Che, ripeto, possiamo scrivere in questo modo. La sommatoria dei momenti di ciascuna forza F con I rispetto a un punto P generico, quindi ciascuna forza distera D con I da un punto generico, questa sommatoria è uguale al momento della risultante R del sistema di vettori per la sua distanza dallo stesso punto di riferimento. E allora cominciamo a individuare un punto P rispetto al quale calcolare i momenti delle singole forze. Se noi scegliamo un punto P che si trovi su una qualunque delle rette d'azione di questi vettori, semplifichiamo il problema perché eliminiamo un momento. In quanto, ecco, per esempio, se prendiamo questo punto P, il momento di F1 rispetto a P è 0, perché non c'è braccio, e quindi abbiamo un momento in meno da calcolare. E allora, proviamo a calcolare questi momenti. La sommatoria dei momenti delle forze rispetto al punto P. Consideriamo la forza F con 2, va verso il basso, ruota in senso orario, quindi segno positivo, più F con 2, per questa distanza dal punto P che è 10 metri, quindi per 10. Poi c'è questa forza che va verso l'alto e ruota in senso antiorario rispetto a P, quindi meno F con 3 per questa distanza che sarà 10 più 15, 25 metri. C'è poi la F con 4, ruota in senso orario rispetto al punto P, quindi segno positivo più F con 4. La distanza dal punto P sarà 10 più 15, 25 più 7, 32 metri. Infine c'è la forza F con 5, ruota in senso orario anch'essa rispetto al punto P, quindi ancora momento positivo più F con 5 per questa distanza che sarà 10 più 15 più 7 più 12 e cioè 44 metri. Inseriamo al posto delle forze i valori effettivi, quindi F con 2 è 12 newton per 10 meno F con 3 6 newton. Per 25 più F con 4 15 newton per 32 più F con 5 9 newton per 44. Attenzione, qui abbiamo messo il segno negativo. Il valore di F con 3 è negativo perché abbiamo detto che è rivolto verso l'alto. Ora attenzione, qui non è che dobbiamo scrivere meno 6. A noi interessa il segno del momento che la forza F con 3 produce rispetto al punto P. La forza F con 3, indipendentemente dal suo segno,
è negativo, beh, vuol dire che va verso l'alto, ma a noi interessa il senso di rotazione rispetto a P ruota in senso antiorario, quindi momento negativo meno il valore di F con 3 che è 6 per la distanza che è 25. Sviluppando questo calcolo abbiamo 846 newton per metro. Quindi, se ritorniamo al teorema di Perignon, abbiamo individuato il valore della sommatoria dei momenti di ciascuna forza rispetto al punto P. La risultante R la conosciamo di questo sistema di vettori, certo, basta farne la somma algebrica. Se assumiamo positivo il verso che va verso giù, dovremo semplicemente scrivere che R è uguale a F con 1, cioè 8 newton, più F con 2, più 12, meno F con 3, quindi meno 6, più F con 4, più 15, più F con 5, cioè più 9. Andando a fare questa somma, otteniamo il valore di 38, si tratta di newton. Bene, allora, noi in sostanza vogliamo individuare la risultante. Ne abbiamo calcolato il valore, il modulo, ma dove è collocata? Ed ecco che ci dà aiuto il teorema di Perignon. Cioè, il teorema di Perignon, noto anche il valore di R, è nota la somma dei momenti di ciascuna forza rispetto al punto P. Ebbene, il teorema di Perignon ci consente di calcolare la distanza alla quale la risultante si troverà rispetto al punto P e quindi la sua posizione sul foglio. Da questa formula, infatti, possiamo ricavare la formula inversa di con R è uguale a linea di frazione sommatoria di F con I per D con I su R. E quindi sostituiamo i valori. La sommatoria è 846 newton per metro fratto la risultante R è 38 newton. Newton e newton vanno via. Resta 846 diviso 38. Abbiamo 22,26 metri. E allora questa è la distanza della risultante dal punto P. Ma dove si trova? A destra o a sinistra del punto P? E noi sappiamo che la somma di tutti questi momenti è un termine positivo, quindi un momento orario. Sappiamo anche che la R è positiva, cioè rivolta, secondo quello che abbiamo stabilito, verso il basso. Ora, se si trovasse a sinistra del punto P questa risultante, genererebbe un momento negativo. E questo non è in accordo con quanto stabilito prima. E allora deve trovarsi a destra, a una distanza di 22,26 metri, quindi più o meno saremo qui. Quindi in questa posizione si troverà la risultante R del sistema dei vettori, che è vista dal punto P, appunto, 22,26 metri. E genera un momento orario che è esattamente uguale a questo valore qui. Per essere sicuri che il ragionamento fatto sul piano analitico sia corretto, possiamo procedere con il metodo grafico e vedere se, sommando col poligono funicolare questi vettori, effettivamente la risultante R si trovi a una distanza dal punto P di circa 22,26 metri. E allora procediamo con il poligono funicolare. Ecco, qui abbiamo disegnato con il programma AutoCAD i vettori che stiamo considerando. Il disegno lo abbiamo fatto in opportuna scala, abbiamo stabilito per esempio che un newton equivale a un centimetro. Utilizziamo i centimetri come unità di misura, quindi il vettore F con 1 sarà lungo 8 centimetri. E il vettore, per esempio, F con 4, che è di 15 newton, sarà lungo 15 centimetri. Per quanto riguarda le distanze, abbiamo utilizzato la scala 1 a 100, quindi queste distanze sono distanze in metri, riportando la scala 1 a 100 diventeranno di 10 centimetri, 15 centimetri e così via. Infatti, 15 centimetri equivalenti a 15 metri secondo la scala 1 a 100. Dopodiché abbiamo individuato la risultante di questi vettori con il poligono funicolare, con il metro del poligono funicolare. E quindi abbiamo disegnato accanto al sistema dei vettori il poligono dei vettori
inserendo su una linea verticale prima il vettore f con 1, poi il vettore f con 2, arrivando così al punto 2, 0, 1, 2. Dal punto 2 il vettore f con 3 che va verso l'alto, e quindi abbiamo il punto 3. Dal punto 3 il vettore f con 4 che va verso il basso, e quindi abbiamo il punto 4. Dal punto 4 il vettore f con 5 che va ancora verso il basso, e quindi abbiamo il punto 5. Abbiamo connesso questi punti con un punto generico scelto a piacere P, ottenendo i lati del poligono dei vettori A, B, C, D, E, F. E da un punto P qualunque del piano abbiamo condotto prima la parallela al lato A, fino a incontrare il primo vettore. Da questo punto la parallela al lato B, fino a incontrare il secondo vettore. Da questo punto la parallela al lato C, fino a incontrare il terzo vettore, quindi siamo qui. Da questo punto la parallela al lato D, che è questo, fino a incontrare il quarto vettore. E da questo punto la parallela al lato E, che è questo, fino a incontrare l'ultimo vettore. Da questo punto la parallela al lato F. Abbiamo prolungato i lati A ed F, il punto di incontro è qui, e da qui passerà il vettore risultante R, che otteniamo unendo i punti da 0 a 5. Questo vettore ha una lunghezza di 38 cm, quindi è proprio il modulo che abbiamo calcolato analiticamente di 38 newton e si trova a 22,26 metri dal punto P. Come vediamo, il poligono funicolare ci conferma quanto abbiamo calcolato analiticamente. La distanza della risultante dal punto P scelto genericamente è appunto di 22,6 metri, il valore della risultante è di 38 newton. Questo per quanto riguarda il teorema di Varignon. Ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.